Con una certa soddisfazione cominciamo un altro ciclo di incontri qui in biblioteca collegati al book crossing sulla falsariga di quelli che abbiamo ottenuto qualche tempo fa e che si proponevano di, come dire, suggerire a dei lettori dei libri che non avevano ancora avuto il tempo di diventare classici, ammesso che il tempo ci sia ancora, ma che non erano già più delle novità, erano libri lì nel limbo, che magari potevano essere rimossi dal mercato editoriale o dimenticati dai lettori e che invece in un qualche modo, secondo il modestissimo parere del sottoscritto, confermato però molto spesso anche dal gradimento del pubblico che seguiva queste cose, meritavano di non scivolare nell'oblio definitivo. E mi piace che abbiamo ripreso questa serie di cose, anche perché è un modo di, come dire, rinsaldare rapporti che si connotano anche come rapporti di amicizia. Siccome, come sempre, saremo registrati e messi nell'archivio della biblioteca, io vorrei anche salutare un amico che mi prende spesso in giro, no? Chiamandomi professore, mentre io non ho nessun titolo accademico, e che in questo momento è via, perché è malato, e che speriamo di rivedere presto qui in mezzo a noi a chiacchierare di libri, a fare pettegolezzi e, per quanto mi riguarda, a farmi prendere in giro. La declinazione di questi incontri che abbiamo inteso invece avviare con questa nuova serie è un progetto un po' più ambizioso. Perché? Perché vogliamo, in un qualche modo, senza dare particolare spessore o tirarsela più del dovuto, affrontare e raccontare alcuni che sono dei capisaldi, delle grandi opere che costituiscono i classici rispetto ai quali proprio non si può che non si possono non tenere nel debito conto della letteratura. E allora, la prima domanda è: ma tu, che peraltro hai appena detto che non hai neanche i titoli accademici, a che titolo vieni qua a parlarci di questa cosa? E la risposta è che, siccome voi non siete studenti, io non sono appunto un professore, siamo invece tutti dei lettori e quindi ci confrontiamo così su dei libri. Perché il tema che spesso peraltro allontana gli studenti, è capitato anche a me quando ero studente, dalla letteratura in generale, dalla lettura di certi libri in particolare, è l'aura di grande capolavoro che li accompagna, ma l'aura giusta, è del tutto legittima, perché lo sono, non è che sto mettendo in discussione quello, ma che molto spesso, come dire, toglie il carattere essenziale a questi libri, e cioè quello di essere dei libri, perché così come le persone, per usare un'espressione molto colta, non nascono imparate e non nascono scrittore, medico, ingegnere, scopritore di continenti, ma nascono persone, e così i libri non nascono capolavori, i libri nascono come libri e basta. E poi sarà il tempo e il mercato dei libri, che in questa ultima fase ha preso una rilevanza predominante, che stabilirà se poi davvero sono capolavori che tengono nel tempo e che appunto si confermano come classici. A me è capitato con opere che poi, per ragioni di servizio paterno, no, mi sono trovato a riprendere in mano dopo 30 anni che le avevo mal conosciute a scuola, perché un'altra caratteristica, io spero non ci sia, sì, c'è un insegnante, però diciamo, spero che gli insegnanti presenti non se la prendano, una delle caratteristiche degli insegnanti è che, come dire, rendendo angoscioso l'approccio al lavoro artistico di una persona, la fanno odiare ancora come premessa. Voglio dire, Manzoni ho cominciato a apprezzarlo dopo che avevo definitivamente archiviato l'esperienza al liceo. Perché funziona così? Perché innanzitutto ciò che muove a questo confronto, a questa sintonia con l'autore di letteratura è l'amore, è la passione che ti deve, anche perché appunto, come dicevo, sono uomini con i loro vizi, con i loro difetti e con le loro virtù. Dostoevskij, di cui parleremo questa mattina, come dire, si sarebbe potuto qualificare innanzitutto come un pregiudicato, perché è stato anche in prigione, anche se per ragioni nobili, un malato di una malattia molto grave che all'epoca si pensava potesse anche incidere in maniera pesantissima sull'attività psichica e anche intellettuale,
un giocatore d'azzardo, non è l'unico della storia, cioè, voglio dire, se pensiamo che il Pinocchio di Collodi sostanzialmente, cioè Collodi il Pinocchio lo ripropone perché ha dei debiti di gioco che non sa come andare a pagare e quindi tira fuori questa roba qua, capite bene, come dire, si interseca in un qualche modo ciò che è l'esperienza esistenziale che condiziona da un lato l'individuazione del tema che l'autore va ad affrontare, dall'altro anche le modalità in cui lo fa, e quindi c'è sempre questa commistione fra la vita dell'autore, l'elaborazione artistica, la storia dell'uno con la storia dell'altra, che si intersecano, si sviluppano e si svolgono secondo percorsi che non sempre sono scontati e talvolta riservano grandi sorprese. Beh, per esempio una delle sorprese quando noi parliamo di... Quindi per intenderci, attenzione, premessa fondamentale, non aspettiamoci. Voglio dire, visto che sono di qua, voi siete lì, non aspettatevi le analisi tutte occulte, perché per quelle ci sono persone che proprio hanno fatto ricerche filologiche avanzatissime letterarie su questi temi, e quindi sarebbero senz'altro più bravi, preparati, capaci di esprimerle. Qui si esprime, si dà corpo a una passione, la passione alla lettura, e si suggerisce anche un approccio. E anch'io questo l'ho vissuto sulla mia esperienza personale, non solo sui libri che hai odiato quando eri giovane perché li dovevi studiare e non amare, ma anche sui libri che magari hai amato quando eri giovane e che poi dopo 25 anni li riprendi in mano e o li ami di più o li ami di meno, ma sono cambiati, e dici: ma allora hai cambiato il libro? Sì, sei cambiato tu, ma nel cambiare tu cambia anche il libro, perché il libro si adegua, perché la chiave di lettura, il modo in cui ci entri in quelle pagine, si modifica a seconda di come appunto si è sviluppata quella tua storia di cui parlavamo prima e della quale tutti in un qualche modo siamo dotati, questa storia personale che ci porta a fare cose, ci porta a vivere esperienze e ci porta quindi, sulla base delle esperienze che abbiamo ad una certa età, ad una certa cosa, di inserirci in un discorso in un discorso silenzioso, perché è fatto di parole scritte, che l'autore ci riserva, ci inseriamo con una modalità in un momento storico, con una modalità in un momento storico che viene 20 anni dopo. E questa è la bellezza di questa esperienza, e questo in un qualche modo è ciò che deve suggerire di abbandonare o comunque di, come si può dire, limitare il ricorso alla novità per la novità, che molto spesso riserva cattive sorprese, cattivissime sorprese, e riapprocciarci a qualcosa che nel migliore dei casi abbiamo già letto e nel peggiore magari non abbiamo letto, ma è rientrato in quel bagaglio di informazioni sedimentate nel corso degli anni, che fa sì che noi quasi ci convinciamo di averlo già letto, di conoscerlo quel libro, perché ne abbiamo trovato citazioni in giro, le abbiamo sussunte in maniera così scoordinata e sono lì, perché conosciamo qual è la vicenda e è lì, e quindi in un qualche modo l'abbiamo letta, invece non l'abbiamo letto, o se anche l'abbiamo letto non lo leggiamo più allo stesso modo. E quindi, siccome poi fra le altre cose i libri scritti nell'Ottocento, 30 anni fa, 40 anni fa, atteso che immagino che qui nessuno conosca il russo in maniera talmente precisa da poter leggere il testo originale, risentivano di traduzioni, e, come si può dire, di quel tempo, quindi terminologie, costruzioni del testo, no? Ancorate alla struttura del linguaggio di quegli anni, che indubbiamente, come dire, riprendendolo in mano in questo momento, toglierebbe in un qualche modo almeno quella patina di modernità che invece queste opere comunque conservano. La notizia buona è che io le ho viste con i biblioteca, che sono uscite alla fine degli anni 90 e anche più recentemente, anche poco tempo fa, delle nuove traduzioni, che uno si dice: vabbè, ma il libro è sempre quello, ho capito, ma la traduzione cambia tutto, perché cambia il tuo modo di, cioè certe parole ti riportano a certi mondi che non ci sono più, altri invece ti aggiornano alla realtà del nostro tempo, e quindi qui in biblioteca esistono traduzioni più recenti anche di quest'opera, oltre di Tolstoi, di altre opere russe, credo pubblicate da Feltrinelli. E dicevamo: ma a che titolo parli? Ma a che titolo Dostoevskij diventa uno dei giganti della letteratura mondiale di ogni tempo, visto che è un ufficiale, no? Che ha perfezionato studi presso la scuola militare di ingegneria di Pietroburgo. Eppure,
nonostante un corso di studi di questo genere, abbandona proprio tutto, perché sente la passione, la voglia, la sfida di dedicarsi alla letteratura. Dedicarsi alla letteratura con una connotazione, come si può dire, anche di natura politica, ideologica, di matrice utopista, di matrice socialista utopista. Immaginiamo la Russia della metà circa degli anni dell'Ottocento, quindi sotto il giogo della dittatura zarista, e quindi lo sviluppo di tutti questi movimenti, da un lato rivoluzionari, che poi porteranno i movimenti rivoluzionari veri, che la rivoluzione hanno fatta per davvero, impostando un regime più o meno disumano rispetto al precedente, ma comunque favorendo un cambiamento possibile, facendo qualcosa che era possibile. Ma c'è anche tutta una rincorsa, diciamo, di una dimensione utopistica inavverabile, irrealizzabile, ma che muove l'azione di questi intellettuali e anche dei politici o degli ideologi che in un qualche modo si collocano all'interno di questo albero. E lui frequenta questi circoli e viene arrestato, viene condannato a morte, la sua esecuzione viene sospesa proprio in zona Cesarini, all'ultimo momento, quando lo stanno per uccidere, è convertita in un periodo piuttosto significativo di lavori forzati in Siberia. Quando se ne esce, sposa una vedova, torna alla letteratura, pubblica alcune opere che, come si può dire, non si può dire siano quelle più significative, mentre all'inizio degli anni 60 comincia a pubblicare, negli anni 60 all'Ottocento, costituirebbe forse la pena più insuperabile, più radicale, più tremenda. E quasi come appunto fosse un castigo, che comunque, quando viene commesso un delitto, ti accompagnerà. Perché è un castigo che viene da un lato da fuori di te, Dostoevskij è profondamente religioso e la presenza di Dio nella sua opera è ovviamente segnatamente rilevante, ma è un castigo che viene anche da dentro di te, dal percorso della coscienza che si fa largo e ti condanna. In questo senso c'è una bellissima citazione di Pierpaolo Pasolini, cito una bellissima frase di Pierpaolo Pasolini che è contenuta in un'analisi che lui ha fatto dell'opera di Dostoevskij, in particolare Delitto e Castigo, quando dice: non solo Dostoevskij ha prefigurato Nietzsche e tutta la cultura nietzschiana, non solo ha prefigurato Kafka, cioè almeno della letteratura del Novecento, ma addirittura ha prefigurato precorso e per me è stupenda questa definizione, preteso, cioè ha quasi creato le condizioni di necessità per cui dopo ci fosse Freud, a meno che egli non sapesse già tutto ciò che Freud avrebbe successivamente scoperto. E questa frase è straordinariamente bella e ferocemente confermativa di una affermazione che viene fatta spesso, cioè che la letteratura è la scienza di tutte le scienze, perché l'arte contiene i prodromi, i germi dentro di sé, l'espressione artistica in letteratura di tutte le scienze, perché si occupa dell'uomo in maniera empatica, e questo è una cosa assolutamente straordinaria. La trama del romanzo, che immagino non varrebbe nemmeno la pena di raccontare, e comunque, scusate ma ho preso gli appunti perché sapete come le letture qua sono un po' vecchie, è riconducibile a una vicenda che per certi versi si potrebbe collocare
come, passatemi ovviamente il termine, ma è anche per togliere, per scherzarci un pochino, è un po' un prototipo di un giallo alla Colombo. Nel senso che non è il giallo, voglio dire, il papà del giallo moderno è Edgar Allan Poe, dicono, con questo Literary Morgue, dove illustra tutta una serie di procedimenti deduttivi, eccetera, attraverso i quali lui riesce a stabilire, eccetera, eccetera, del meccanismo del colpevole che bisogna individuare con la complicità del lettore, eccetera, eccetera. Tutti noi conosciamo le indagini di Colombo. La cosa di Colombo qual è? C'è un delitto che avviene nei primi 10 minuti del film, sappiamo già chi è il colpevole, lo sappiamo chi è il colpevole, vediamo chi è il colpevole, e la musica si sviluppa tutto, l'ora e mezza, l'ora di spettacolo, eccetera, a farci vedere l'indagine e le modalità attraverso le quali si arriverà alla soluzione. E un po' è questo, perché tu capisci immediatamente cosa succederà in questo romanzo. Succederà che un giovane studente, poco più che ventenne, di buon aspetto, condizioni economiche disagiate, che ha abbandonato il percorso di studi, più per una sorta di, fatte salve le condizioni economiche disagevoli evidentemente, ma più per una sorta di, come si può dire, pigrizia esistenziale, di inadeguatezza esistenziale, che per mancanza di capacità, perché anzi al contrario noi vediamo che è personaggio che di capacità intellettuale e speculative ne ha pure troppa, visto che tutte le sue riflessioni eccetera riportate nel romanzo lo articolano attraverso tutto il corpo, che peraltro è anche abbastanza sostanzioso. Noi capiamo immediatamente che anche perché, ripeto, la condizione fisica, economica e sociale del suo protagonista è determinante per capirlo, noi capiamo immediatamente che sta per avvenire qualcosa di molto grave. E un gesto che è grave, che è inconsueto, perché è un delitto, che non è impulsivo, se non in una certa qual parte, che adesso forse eviterei di dire, ecco, il motivo, metti che poi qualcuno se lo voglia leggere, no? Ma che non è del tutto impulsivo, no? E è l'omicidio premeditato nei confronti di questa aliena Ivanovna, che è una vecchia usuraia, che fra le altre cose è anche la sua proprietaria di casa, la miserabile stanzetta dove lui vive, gliel'aveva affittata. E c'è proprio una citazione all'inizio del volume, nelle prime pagine: la donna che gliel'aveva affittata, compresi il vitto e il servizio, abitava da sola nell'appartamento un piano più in basso. Per cui il giovane, quando usciva di casa, che evidentemente questo qua era messo, ma non c'era mai un rublo da dare, doveva inevitabilmente passare davanti alla cucina, la cui porta era quasi sempre spalancata. Questa volontà della vecchia usuraia, che impariamo subito a odiare, di controllo su tutto quanto le sta d'intorno. E ogni volta che passava davanti a quella porta avvertiva una sensazione di malessere, di profondo fastidio, di cui provava vergogna e che gli contraeva il volto in una smorfia. Dovendole dei soldi, faceva di tutto per non incontrarla. Raskolnikov, che è il protagonista e è questo giovane studente, già dall'inizio è intenzionato, sicuro di compiere questo omicidio, e riesce a motivare questa sua scelta criminale non soltanto, anzi, nemmeno per sfuggire alla sua condizione economica. Per intenderci, non è come quel personaggio di cui ha parlato ieri al telegiornale o 2 giorni fa al telegiornale, che ha ammazzato la sua padrona di casa per 800 euro. 800 euro, credo a Francavilla, mi ricordo anche bene, l'hanno detto al telegiornale, perché questo qua le doveva avere i soldi, questa l'ha trovata nel campanello, l'ha tirata dentro e l'ha uccisa. Non è per questo che Raskolnikov si accinge a far fuori la vecchia usuraia. No? Le ragioni che in un qualche modo lo confermano in questa sua scelta sono di natura etica, sono per sfuggire a questa ingiustizia sociale, che peraltro ci viene meravigliosamente rappresentata, perché se Dostoevskij è un gigante nel raccontarci il dentro
dei suoi personaggi. Beh, io devo dire che contrariamente a quanto ho letto, perché naturalmente anch'io sono andato un po' a leggere di qua e di là, e si diceva, ma sì, l'esterno non è molto considerato, non è molto considerato, c'è una rappresentazione delle condizioni di vita, delle catapecchie, degli stessi vicoli tortuosi di Pietroburgo all'interno del quale questa umanità si muove, che è assolutamente straordinaria, che ti rappresenta fisicamente, materialmente, concretamente l'ambito all'interno del quale nasce e si sviluppa la volontà del crimine. E in particolare questa connotazione, cioè la connotazione di natura eversiva, rivoluzionaria, lo convince di essere in grado di sopportare le conseguenze di questa sua azione, che lui è in grado di inquadrare, nonostante lui consideri e lo affermi in alcuni momenti di passaggio del romanzo quasi un dovere morale estirpare dalla terra personaggi come questa vecchia, nonostante lui consideri quasi un dovere morale estirpare personaggi come questa vecchia dal globo terrestre, però si capisce chiaramente che lui sa che si accinge a fare un'azione assolutamente fuori dall'ordinario, assolutamente criminale e assolutamente genericamente inaccettabile, se non per l'appunto questo genere di premesse ideologiche in un qualche modo gli consentono di credere di essere capace di sopportare le conseguenze di questa azione. E in effetti un'altra citazione che secondo me è interessante: la vecchietta è una bazzecola, pensava con foga e da scatti. La vecchietta sarà stato un errore, ma non è di lei che si tratta, la vecchia è una malattia. Qui siamo già oltre l'evento, cioè ha già commesso il fatto, però è per inserirlo nel discorso che facevo prima. La vecchia è stata soltanto una malattia, io volevo al più presto scavalcare l'ostacolo, io non ho ucciso una persona, io ho ucciso un principio, che è poi ciò che anima l'attività di ogni terrorista che si rispetti. Io mi ricordo l'aberrante intervista che fecero a un terrorista neofascista italiano che, come attività principale della sua attività, aveva quello di sparare nella schiena a servitori dello Stato. Era Fioravanti che diceva: no, io non ho sparato a Mario Amato, io ho sparato a un giudice quando l'ho abbattuto in mezzo alla strada. Qua, no? Il principio, sì, l'ho ucciso, ma quanto a scavalcare, non ho scavalcato, sono rimasto da questa parte, soltanto uccidere ho saputo. E dopo diceva: un principio, perché cosa quello, ecco, cioè si rende conto che nel suo percorso, all'interno del quale in un qualche modo prevede quello che poi sarà lo sviluppo anche in ambito filosofico di determinate concezioni come quella del superuomo, che, al quale tutto è permesso e che può, animato da volontà speciale, da missioni speciali, come dire, camminare sopra queste bazzecole, si rende conto di non essere stato in grado di effettuarlo davvero, quello scavallamento fra la sua condizione di ominità, di essere uomo. Ha tentato di passare alla condizione di superuomo, non riuscendosi, rimane quindi un uomo che si è macchiato di un orrendo duplice delitto, mettiamolo così. E in effetti, da subito dopo l'evento, tutto il suo, tutta la costruzione di questo castello giustificatorio in un qualche modo viene fatta scricchiolare, le sue convinzioni crollano, no? e di arricchire la vicenda mentre si snoda. E per esempio un personaggio estremamente significativo e importante è la sorella, la madre e la sorella con la quale dei rapporti epistolari sono due figure di primaria importanza. E sono quelle che costruiscono, in particolare la madre, che danno al loro rapporto una caratterizzazione quasi di amore ossessivo, di abnegazione da parte della madre,
che si toglie l'utile per fornire in un qualche modo al figlio tutto il possibile, configurano la premessa di quell'analisi, di quella parte dell'analisi pasoliniana di cui prima, sulla quale, della quale prima avevo accennato, che individuerebbe anche una fortissima matrice nel rapporto malato madre e figlio, no? Una matrice del delitto di cui Raskolnikov si rende colpevole. E queste figure sono importanti, per esempio la sorella che a un certo punto, pur di, come si può dire, pur di in un qualche modo contribuire alla sopravvivenza della famiglia, contribuire quindi anche allo sviluppo del fratello, eccetera, accetterebbe di sposare uno strano avvocato, uno strano personaggio, no? Sì, un avvocato buona famiglia, benestante, ricco, che sembrerebbe così gentile e innocuo e che poi invece scopriremo ripresenta nel rapporto interpersonale che dovrebbe essere di natura sentimentale la vecchia storia del potere dominante sulla vittima dominata e quindi, come dire, non intenderebbe sposarsi, intenderebbe acquisire una serva da trattare bene educatamente perché è la sua indole, anche se poi a un certo punto scopriamo che non è così esattamente la sua indole. E tanto è vero che è anche questo, perché poi a un certo punto arriva il momento del chiarimento fra la sorella e il suo preteso e il suo pretendente, anche questo momento di chiarificazione in un qualche modo confermerebbe a Raskolnikov la giustezza, la validità della sua scelta, cioè di togliere come si suol dire dalle spese e una determinati personaggi. Nel mentre Raskolnikov è afflitto da tutta la colpa che si consolida e si costruisce, da tutto questo senso di oppressione che in un qualche modo lo distrugge, mentre prende via più coscienza e consapevolezza di quello che ha fatto, si incontra con diversi personaggi, che questi ben rappresentati e ben costruiti, dell'ambiente cittadino, del sottoproletariato, del proletariato urbano, dei poveri, dei poveracci. Fra questi incontra Sonia, che è una giovane ragazza povera, prostituta, ma costretta dal bisogno a prostituirsi, non per libera scelta, ammesso possa esistere quella versione, ma che deve prostituirsi soprattutto per sostenere l'anziana mamma ammalata di tisi, malattia tipica all'epoca. E nel sostenere la mamma, sostenere anche i fratellastri, sostanzialmente si prostituisce per sostenere, per garantire l'esistenza della sua famiglia. Ma questa donna, così perduta nel vizio, è in un qualche modo una donna dall'umanità straordinaria, ricca d'animo e soprattutto mossa da un amore incondizionato, da una religiosità straordinaria, dall'amore incondizionato verso Dio, nel quale ha una fiducia totale. Sto parlando sempre di Sonia. E quindi in un qualche modo è proprio lei che evidenzia come la speranza della redenzione, come la redenzione sia possibile, innanzitutto, sempre e comunque, e come la speranza nella redenzione sia l'elemento che ti fa andare avanti e che ti consentono comunque in un qualche modo di ritrovare la pace, che alla fine è quella cosa che esattamente manca all'alcolico in questo momento, che ha l'inferno dentro, non la pace, e ha bisogno di trovare la pace. E allora attraverso l'amore per questa donna, e quindi qui ci rimanda, no, a secoli e secoli indietro, quindi il tramite femminile, no, di un certo tipo d'amore che ti avvicina a Dio, eccetera, eccetera, attraverso l'amore per questa donna, innanzitutto Raskolnikov riscopre anche l'amore per la sua propria stessa vita, che rivaluta, che rivitalizza, che viene rivista come la roba essenziale di ciascuno di noi. E
riscopre in un qualche modo in un cammino quasi all'indietro rispetto a quell'insieme di affermazioni, di teorizzazioni di cui abbiamo parlato prima, anche lui riscopre la fede e per questa ragione deciderà di costituirsi, di scontare la sua pena in Siberia e soprattutto grazie a questo, quindi come condizione necessaria e tutto sommato anche sufficiente, perché alla fine basta questo, basta avere scontato la tua propria pena, basta, come dire, aver messo a posto la tua propria coscienza e a questo punto il futuro può riaprirsi e può estendersi per il resto della vita. Allora a questo punto, quindi, quest'opera non è più la semplice ricostruzione di una vicenda, ma è la costruzione di un peccato, tutta la serie di riflessioni che questo peccato genera, e quindi in questo senso ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè che la grazia divina è più importante e più facile da raggiungere da parte di un peccatore che da parte di un non peccatore, per questa ragione. E di tutti i pensieri che in qualche modo si possono estendere alla dimensione esistenziale, religiosa, morale, giuridica, politica. Alla fine, l'elemento meno importante di tutta questa analisi, che tanto è vero che viene in qualche modo accennato, ma non è il perché del delitto, ci viene detto subito il perché del delitto, perché supposto del delitto, il perché che lui si racconta di questo delitto, no? Ma sul come si comporta successivamente l'autore del delitto, no? Le sue reazioni e tutte le conseguenze. Dice sempre Pasolini, allo stesso modo con cui il superuomo nasce dalla volontà di accettare la drammaticità della vita, in Delitto e Castigo Raskolnikov superuomo nasce dalla volontà di superare la sua condizione di miseria. Pietroburgo è il comune denominatore tra il pensiero nietzscheano e quello dello scrittore russo. Perché Raskolnikov fallisce? Perché il superuomo è colui che accetta il dolore della vita, la perdita delle certezze assolute e elabora una nuova tavola di valori, cioè c'è una sostituzione della scala dei valori, che è quello che non avviene invece in Raskolnikov, che tenta di superare tutto questo, ma poi lo confronta con il sistema di valori suo proprio, conosciuto, consolidato e col quale non riesce a fare i conti. C'è anche un'altra grande figura all'interno del romanzo che rappresenta l'interlocutore mediante il quale si svolge tutta la vicenda, e è l'ispettore di polizia incaricato di indagare su questo delitto che si chiama Porfiri Petrovic. Si accennava al fatto che nell'analisi di Pasolini si dice questo ha precorso e ha reso necessario l'avvento di Freud, e questo intendo dire Dostoevskij. E in effetti, più che un ispettore di polizia, Petrovic è, ante litteram, sembra esattamente un terapeuta che fa emergere tutto quello che deve emergere, che certo l'obiettivo minimale, l'obiettivo concreto è che crolli il sospettato, ma noi leggendolo ci accorgiamo che in realtà è un terapeuta che vuol far emergere tutto quello che deve emergere per rendere luce sul delitto e che però provvederà a rendere, a mettere nella giusta luce anche questa, anche il personaggio, anche il nostro protagonista. Mi fermerei a queste brevissime osservazioni che ho buttato lì, sperando di non avere tediato o di non avere deluso quelli che l'opera già la conoscono bene, e se esistesse qualcuno che non la conosce o che l'ha conosciuta tanti anni fa, io credo che
possa questa essere un'occasione. Io stesso ho provato, perché naturalmente non potevo, non è che l'ho riletta proprio tutta, però non potevo affidarmi ai ricordi di 40 anni fa per parlarne in mezzo a della gente. E devo dire che quindi io stesso ho provato questa emozione di questa rilettura, che comunque in un qualche modo ha avuto anche la caratteristica di una nuova lettura. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se sono stato di vostro gradimento, ogni mese quando c'è il book crossing ci troviamo a parlare di un libro. Grazie.